Mi viene in mente un giorno con 2 metri di neve. Era la famosa nevicata del 96. E lì il destino volle che sono nato ad Acquaviva, qui via delle Fonti, in Puglia. La Puglia soleggiata, calda, rovente molte volte. Eppure il destino ha voluto che io sono nato quando c'erano 2 metri di neve. Certo, questo qualcosa significa. Ha un po' formato, forgiato la mia anima. Perché naturalmente io mi sento totalmente un uomo del sud. Però, nato in questa neve, di Acquaviva, figlio di contadini. In casa non c'era nessun libro. E sono andato a scuola e io non sapevo una parola di italiano. Parlavo la lingua del mio paese, il dialetto di Acquaviva, che è totalmente diverso anche dal dialetto di Bari, o anche dal dialetto di Gio del Colle, che è un paese vicino. Perché ogni paese d'Italia ha la sua lingua. Quindi siamo una nazione con migliaia di linguaggi diversi. Mi viene in mente Pasolini che voleva salvaguardare questo grande patrimonio. L'italiano è una lingua viva soprattutto perché vengono parlati migliaia di dialetti. E io sono molto legato al mio dialetto, però sono legato anche agli altri dialetti italiani, soprattutto a quello milanese e anche a quello veneziano e anche a quello romagnolo. Perché i dialetti hanno modi diversi di esprimersi, questo naturalmente io ho una posizione privilegiata per vederlo perché appunto vengo fuori da una cultura contadina e i contadini si inventano la vita sempre e hanno una loro cultura ben precisa che è la cultura del loro lavoro e della loro socialità. E ho imparato col tempo che i contadini d'Italia hanno una loro specifica cultura che è diversa da regione a regione e anche da paese a paese. E poi naturalmente ho avuto la fortuna di avere un maestro che si è preso a cuore la mia formazione, ho imparato l'italiano sulle poesie del Pascoli, come credo quasi tutti della mia generazione, sulle poesie del Carducci, sulle poesie di Ungaretti, sulle poesie di Umberto Saba. L'altro giorno il mio figliolo doveva studiare il Pascoli e io quasi per prova mi sono detto chissà se mi ricorda la Quercia caduta e me la ricordava ancora dopo tantissimi anni. Ecco, diciamo così che la mia formazione passa di là. Poi alla scuola media ho avuto la fortuna di incontrare, perché nella vita ci vuole fortuna se uno poi fa il mestiere dello scrittore. Ho avuto la fortuna di avere un professore che era laureato in filosofia, un professore di scuola media, di italiano. Parlava in latino e in greco, come noi stiamo adesso parlando in italiano. E mi dava le scopole, cioè mi dava gli schiaffi, perfino i pugni se io non sapevo le declinazioni e le coniugazioni dei verbi. Questo è la scuola media. Mi è sempre cara la sua memoria. Ho imparato che poi sono libri che ho cominciato a fare con l'Acquaviva. Io ho fatto da quarto a Volturno perché l'ho studiato per bene alla scuola media, o All'aria aperta di Renato Fucini. Sono libri che mi sono rimasti cari. E quindi io praticamente mi sono avvicinato alla letteratura grazie a questi professori maestri che ho avuto. E poi al liceo ho avuto di nuovo un'altra fortuna di incontrare un altro grande docente, un docente di italiano che era allievo di Natalino Sapegna di qui di Milano. Figuriamoci, lui mi ha preso in simpatia, mi voleva molto bene e così è cominciato. Io poi ho cominciato a scrivere da subito.
perché mi sono scordato di dire una cosa molto importante. Io ero un bambino di 4 anni e c'era un amico calzolaio di mio padre che aveva la figlia, la sua figliola si era appena diplomata al magistrale, quindi era diventata maestra, ma era disoccupata. E disse a mio padre: "Scusa, tu c'hai un figliolo che è di 4 anni, che magari vuole imparare qualcosa. Io ho una figliola disoccupata, mi faresti venire tuo figlio a casa mia da mia figlia maestra, così gli faccio fare pratica per farla diventare maestra?" E così capitò che io ho imparato a leggere e scrivere a 4 anni. Io a 5 anni sapevo già leggere e scrivere e mio padre mi portò a iscrivermi alla scuola elementare. Quelli lì si misero a ridere, ma come un bambino di 5 anni sa già leggere e scrivere, ma per favore. Poi mio padre insisté, fu una scuola elementare che mi mandò via, le suore mi mandarono via, un istituto di suore mi mandarono via. Fece un direttore di un istituto, la scuola elementare di Acquaviva, disse: "Per curiosità, fammi vedere." E mi ricordo che mi fece scrivere una frase alla lavagna, io la scrissi, e disse: "Ma questo è un prodigio, no? Gli dobbiamo fare l'esame, perché la possibilità di farlo venire è... Va bene, può venire, se però deve superare questo esame." Io mi ricordo che c'era la festa della Madonna di Costantinopoli, che è la protettrice del mio paese, c'erano le giostre, i dolci. Io bambino volevo andare a giocare, non volevo mica andare a fare l'esame. Invece proprio quel giorno andai a fare l'esame, mi fecero scrivere i numeri da 1 a 10 sulla lavagna, mi fecero scrivere un'altra frase de come dettata sulla lavagna, io ce la feci, poi finalmente me ne andai a giocare. E così capitò che io a 5 anni sono andato a scuola. Poi mio padre, naturalmente, come tutti i padri, si preoccupava per me, che dovevo prendere un posto. Io dicevo: "Caro padre mio, ma un po' la responsabilità che io sia diventato uno scrittore ce l'hai pure te, perché mi hai insegnato a scrivere a 4 anni come vuoi che io non sia diventato uno scrittore." Comunque, fatto sta che mi prese questa passione dello scrivere, perché mi piaceva la scuola elementare, sento queste poesie che mi insegnava il maestro, mi colpivano, e poi al liceo scrivevo i temi, e mi ricordo, il mio professore diceva: "Giuseppe, quando tu scrivi quei temi mi lasci di stucco, perché tu sei bravo, quando ti interrogo va bene, ma quando mi scrivi quei temi là mi lasci completamente senza fiato." E così successe che poi io... Fatto sta che io a 17 anni avevo già scritto il mio primo romanzo, e che poi ho pubblicato, perché erano, quando avevo 17-18 anni, erano gli anni 70, metà degli anni 70, anche prima, i primi anni 70. Allora in quegli anni c'era un'atmosfera nuova in Italia, c'erano i ragazzi che erano andati, come si può dire, sul proscenio della società. E avevano detto: "Aspettate un po', abbiamo qualcosa da dire." E questo qualcosa da dire era: "La gioventù vuole prendere in mano se stessa." È una cosa detta così in questi tempi che sa di utopia, ma chi l'ha vissuta come me, che poi questi ragazzi utopisti erano più grandi di me, e infatti io poi mi sono ritrovato al liceo che vennero i ragazzi di Gioia a prendere i ragazzi proletari. Poi questo ragazzo è addirittura diventato un europarlamentare, e pensate che fa ancora adesso l'europarlamentare da più di 20 anni. Lì era un ragazzo appassionato. Quindi io mi sono ritrovato a studiare, pur non avendone il crisma, perché provenivo da uno strato molto basso della società. Da piccolo mio padre mi portava in campagna a lavorare, ed era una cosa normale. Quando facevo la scuola media io lavoravo, facevo i lavori anche più umili, eppure mi alzavo alle 6 perché avevo questa passione dello studio. Quindi mi è venuto facile, a quei tempi c'erano i ciclostili, c'erano le prime fotocopie, e mi sono autoprodotto il mio primo libro. Poi naturalmente ho fatto il grande salto, appena finito il liceo sono venuto a Milano perché ce l'avevo il mito di Milano.
E qui sono venuto qui a Milano, ho trovato una città completamente in subbuglio. Era una città completamente in mano alla gioventù. Io ho trovato lavoro e casa il giorno stesso che sono arrivato a Milano, e io a Milano non conoscevo nessuno. Me l'hanno trovato i miei coetanei. Voi pensate che in quegli anni, avevo 18 anni, era considerato Matusa un ragazzo di 23-24 anni. Se uno aveva 24 anni vai fuori dalle balle che te sei vecchio, 24 anni uno era già vecchio. E ho cominciato a bazzicare le case editrici. E, diciamo così, dopo vari tentativi avevo capito che per me c'era poco da fare, perché era subito seguito, erano gli anni del riflusso, Gian Giacomo Feltrinelli non c'era più, era lui che il faro dell'editoria giovanile a Milano in quegli anni. Io sono arrivato dopo, era il 76 quando sono arrivato a Milano. Lui non c'era più, non c'era più speranza per i ragazzi che si davano alla letteratura. E così, seguendo un insegnamento di Jean-Paul Sartre che dice fare facendo farsi, mi venne in testa, se te vuoi fare lo scrittore, devi imparare anche a fare i libri. E così ho fatto, ho imparato a fare i libri, ho seguito corsi di legatoria. E pian piano, è chiaro, i miei primi libri erano un po' fatti alla buona, come sono d'altronde anche adesso chi conosce i libri Acquaviva. Sa che sono un po' fatti un po' in maniera artigianale, un po' alla garibaldina, ecco. A me piace farli così, perché c'è un alone di autenticità, non ci sono tanti cani menati per l'aia. Si va dritto al sodo, come viene, viene. Perché c'è già subito l'altro libro da fare. Ecco, l'Acquaviva è nata così perché io ho cominciato a produrre i miei primi libri e non c'era scritto niente in copertina e mi sembrava triste una copertina del genere. Mettevo Acquaviva perché li facevo ad Acquaviva e mi è venuta l'idea di mettere in copertina il nome Acquaviva. E questo mi ha portato fortuna perché il nome Acquaviva è un nome bello, è un nome anche di carattere mistico perché è detto anche moltissime volte, proprio Acquaviva nella Bibbia. E poi c'ho anche quest'altra fortuna, che in Italia ci sono tante Acquaviva. E quindi in Toscana passo per toscano, in Sicilia passo per siciliano, nelle Marche passo per uno delle Marche e poi nella Puglia passo per uno della Puglia. E quindi questo mi ha aiutato, non volendo, ecco, perché poi. E poi anche questo nome così, che è un programma, è un ideale, è un'utopia anche questo nome. E diciamo così che poi sono passati gli anni, sono quasi più di 30 anni che io faccio libri, anzi anche di più, e ne ho fatti tanti, non li conto perché una volta ho letto in un libro di Hemingway che diceva mai contare i propri libri perché poi si corre il serio rischio di fermarsi a quel numero.